Salve a tutti signori, quest'oggi vi voglio parlare di un prodotto che ho acquistato qualcosa come 2 settimane fa. Si tratta della mia nuovissima scheda video, la 5700 non XT Asus, che ho pagato solo 299 euro a, diciamo, maggio 2020, quindi segnatelo e non venite tra 3 anni a dirmi ma io l'ho presa al 200, che è stato un grandissimo affare, onestamente penso che chiunque navighi in questo mondo possa confermarlo. Però sapete, non vale la pena avere una scheda video del genere se poi andate in giro con un monitor così, aspettate, questo qua, un 1080p. Magari, insomma, sì, fate tantissimi frame, che bello, magari ce l'avete 144 Hz come ce l'avevo io, ma sentite che potete fare di più. Infatti, cosa ho detto? Adesso cambio monitor, potrei passare a un 1440p, che ha molti più pixel. Il punto cos'è? Che oltre al costo prestazionale, diciamo che devi buttare via 30 frame di sicuro, avrei dovuto rinunciare anche a un sacco di altre feature che aveva il mio Asus, quali appunto il refresh rate ad altissimissima velocità, quindi 144 Hz, 1 millisecondo G2G e basta, diciamo che aveva queste bellissime caratteristiche, perché per il resto era un TN, era vecchio stile, aveva lo schermo rientrante, faceva un po' schifo. Il punto è che se vuoi un prodotto del genere e lo vuoi anche 1440p, comincia a costarti un bel po'. Se inoltre vuoi fare anche un salto di qualità, come volevo fare io, prendere un IPS magari, e magari anche il FreeSync, siccome adesso posso sfruttarlo, ecco, il prezzo è veramente dai 450 in su, sostanzialmente. Se riuscite a trovarmi qualcosa in questo periodo che sia meno di 500 euro e che dia tutte queste caratteristiche, io veramente vi stringo la mano. Ovviamente sono un grande risparmiatore, un grande affaratore, ho cominciato a cercare in giro finché non mi è stato suggerito questo monitor, questo E-Tech, perché è un'azienda italiana teoricamente, e qui basta, metà di voi avrà già chiuso il video, lo so, aspettate un nanosecondo che vi spiego il concetto. Effettivamente un'azienda quale E-Tech o Hi-Tech che sia, produce roba economica, roba low cost. Sì, sono diventati famosi anche per aver fatto, mi pare, una sedia da gaming che dovrebbe essere non male. Onestamente non mi sono mai interessato perché vado benissimo con quelle dell'IKEA, però sapete, magari viene scelta spesso per prodotti molto economici, quale tirafilo per i mouse, periferiche varie, cazzatine. Quindi quando si tratta di prodotti da soldi, probabilmente vengono scartati in automatico. Infatti, come può portare tutte quelle caratteristiche per soli 313 euro? Beh, lo fa. Come lo fa non lo so. Io infatti ho comprato uno dei loro monitor, precisamente un Taurus. Loro ne fanno di svariate tipologie e non vi troverete molto con i nomi, forse bisogna navigare a codici. Ne fanno da 27, da 24, da 32, li fanno curvi, non curvi, 60 Hz, 144 Hz, 1080p, 1440. Hanno fatto una nuova serie di monitor che potete andare a vedere sul sito, c'è anche il Resolux, mi pare, un altro che mi viene in mente. E questo qui era venduto su Amazon appunto a 313, adesso è non disponibile, ma prima era salito a 342, quindi vabbè, è un po' volatile, però lo trovate su tantissimi altri siti a un prezzo similare. E vi garantisce il 1440p, 144 Hz, 1 millisecondo di tempo di risposta, il FreeSync, il G-Sync, l'HDR, l'IPS l'ho già detto perché è la cosa la più strana in assoluto. Quindi io quando l'ho comprato ero molto titubante e l'ho comprato su Amazon proprio per paura di doverlo restituire. Infatti è stato messo lì da un venditore terzo, quindi non è proprio la stessa cosa che restituirlo direttamente ad Amazon, però la spedizione è stata velocissima, ho ricevuto la fattura, ho la mia garanzia e sono naturalmente contento. Il problema, anzi tutti i dubbi che avevo prima, erano relativi al pannello, perché la qualità costruttiva non è male, diciamo che i bordi sono molto sottili, in generale è assemblato discretamente bene, niente che mi desti preoccupazioni. La base, il piedistallo qui non è il massimo, nel senso che sì, è di metallo, non occupa molto spazio, però avete solo una regolazione del tilt di un pelo e basta, quindi non è il massimo, però c'è l'attacco VESA dietro, potete appiccicarlo al muro dietro la scrivania e fare quello che volete, quindi a quel punto di vista vabbè, c'è la libertà di cambiarlo. Altro svantaggio è che c'è l'alimentatore che è separato dal corpo, quindi qui dietro ho un moccolo di alimentatore che potrebbe dare fastidio, mettiamo così.
Poi, ultimo proprio difetto prima di cominciare a parlare dei veri vantaggi è l'HDR. Ecco, questa è una stronzata. Questo monitor, se è HDR, rispetta degli standard veramente ridicoli e quindi onestamente non lo comprate per quello, perché no, non lo è. D'ora in poi ci saranno solo vantaggi. Infatti la prima cosa su cui ho messo le mani avanti era il fatto dell'IPS. Cioè, va bene, sì, la risoluzione, pannelli di questa risoluzione ci sono per 300 euro. Questo pannello è un 2560x1440, lo è effettivamente, si vede insomma da come lo legge Windows, da come si aprono le schermate, dalla piccolezza delle scritte che potete leggere, no, non c'è dubbio che lo sia. È un IPS? Sì, è anche un IPS, intanto perché si nota immensamente la differenza col mio vecchio TN e quindi questo già dovrebbe bastare. I colori, ma questo dipende molto dai settaggi che usate voi, onestamente, sono più saturi, sono più belli da vedere. Quando c'è un contrasto tra ombra e parte, diciamo, luminosa, sembra gestirlo molto meglio del TN, risulta molto meno slavato, ha dei vantaggi. Probabilmente non è il miglior IPS sul mercato, però è un discreto IPS, uno di quelli che potete usare tranquillamente per giocare. A quel punto lì ho controllato anche che ci fossero i 144 Hz. C'erano, inizialmente dovete impostarli da Windows ed è un po' una rottura di balle, perché molti, non so perché, credono che non sia 144 Hz per quel motivo lì, solo perché non li avete abilitati da Windows. Una volta fatto, ve li leggi anche il menu interno del monitor e siete a posto. Quindi è 144 Hz, ve lo certifica uno che è sensibilissimo a queste cose. A questo punto l'1 millisecondo di tempo di risposta, MPRT se non sbaglio, quindi neanche il gray to gray, proprio quello reale, sì, c'è, ma non posso provarlo scientificamente. Io ho avuto un monitor 1 millisecondo di tempo di risposta fino ad adesso per qualche anno, quindi penso di aver creato una certa abitudine a vedere le immagini che rispondono subito, diciamo, agli input, e direi che lo è. Non mi ha messo alcun dubbio. Forse non cambia niente da 1, 2, 3, 4, oppure sono tutti e due da 1 millisecondo. Non lo dimostrerò mai. Quello che preoccupa me è che la risposta fosse identica al monitor che avevo prima, e effettivamente è così. Quindi una risposta immediata al movimento del mouse, direi che non c'è dubbio su quello. FreeSync, sì, c'è, assolutamente. Il G-Sync non posso testarlo perché non ho una Nvidia, un AMD adesso, e viene letto dal software e viene sfruttato nei giochi, niente di più banale. Comunque il FreeSync è una tecnologia che si trova anche su monitor abbastanza economici, quindi non era tanto quello il dubbio. Forse ci può essere sul G-Sync, ma come vi ho detto non posso testarlo. Infine, che dire, il menu, si era parlato male anche del menu interno, che effettivamente non dava opzioni. In realtà io non lo so bene a cosa si riferisce, forse ad altri monitor, forse hanno fatto un aggiornamento, perché c'è anche la possibilità di farlo tramite USB, ma il menu del monitor si comporta benissimo, nel senso ha tutte quelle impostazioni, addirittura roba extra, roba automatica che non serve a un cazzo, e vi dà pure la possibilità di scegliere la latenza del monitor stesso. Ovviamente io l'ho messo su low perché mi sembra normale voler sfruttare il tempo di risposta immediato, però non ho ben capito cos'è quel settaggio lì, quindi non lo so, perché uno dovrebbe scegliere di mettere una latenza alta così. Il resoconto è che è un piacere da usare, è un piacere da usare quando giocate e vedete un sacco di dettagli in lontananza, non dovete forzare l'occhio. 1080p, diciamo che oltre un tot di metri dovete mettervi a zoomare, qui diciamo che spesso non è necessario. Per esempio su Warzone, che ha dei landscapes molto grandi, potete vedere, diciamo, le persone da lontano in micro movimenti. Questo è molto immersivo, molto più immersivo considerando poi l'IPS, quindi un pannello di tutt'altra qualità. Direi che è una figata. Poi in giochi anche che spingono ancora di più sulla grafica, come The Division 2, per dire, con i settaggi giusti è veramente un piacere da vedere. Quindi giocare con questo monitor è una figata. Poi tempo di risposta e Hertz, non sto neanche a dirvelo, che fanno tutta la differenza del mondo. Insomma, quei programmi dove è bene vedere tante cose nello stesso momento, però che dovete vederle ad una certa qualità per cercare di capire al volo che cosa fanno. Quindi tutte magari le tab che potete mettervi nel montaggio video, ce ne stanno molte di più nello stesso schermo. Questo è un 27 pollici, ma non è perché sono passato da 24 a 27 che ci sta più roba sullo schermo, ovviamente. È perché ho una densità di pixel molto maggiore che mi permette di fare anche delle riquadri, delle finestre molto piccole e continuare ad usarle senza problemi. Quindi questa è un'altra figata assoluta. Se devo parlare di difetti di fabbrica con cui è arrivato, c'è un solo pixel bloccato sul colore blu,
che sta qui più o meno, io vi sfido a vederlo, anche di coro nudo quando giocate, ovviamente non lo trovate, è molto evidente se andate vicino con la faccia e mettete una schermata tutta nera dietro, allora diventa evidente che lì c'è un pixel, diciamo, bloccato barra bruciato. A parte quello non c'è nient'altro, backlight bleeding, onestamente niente che non ci fosse sul mio vecchio Asus, quindi è ovvio che qui sugli angoli c'è un po' di roba, si vede che effettivamente non tiene lo stesso colore, però onestamente quando state giocando e non siete su una schermata puramente nera, questo non esiste, non c'è. Un piacere anche da vedere film, ovviamente dovete avere una risoluzione adeguata, perché a quel punto lì potete andare a sfruttare il 1440p. E basta, sappiate che se volete giocare a questa risoluzione o volete fare in genere in realtà ogni cosa a questa risoluzione vi costa di più in termini di prestazioni grafiche, quindi in termini di frame rate. Chiaramente il problema non si presenta molto se avete una scheda video di quest'ultima generazione come la 5700 e non si presenta molto se, diciamo, l'avete pagata un cazzo. Probabilmente penserete ancora male di Hitec, ma probabilmente non fate neanche male, è sempre un bene dubitare nella vita, le cose bisogna provarle. Il problema è che io devo dare veramente credito a loro per aver fatto questo prodotto, perlomeno, perché non voglio parlare per la serie intera, di una qualità che mi ha veramente stupito. Sì, l'ho pagato tutto di tasca mia, 313 euro su Amazon, ripeto, quindi non ho sponsorizzazioni attive con loro che mi fanno dire che questo prodotto è meglio di qualcos'altro. Tra l'altro è diventato il mio daily monitor, perché come avete visto questo non è il mio vecchio monitor, ma se volete può rappresentare il mio vecchio monitor, è stato utilizzato come secondario e questo è diventato il mio daily driver. Detto questo, signori, io vi lascio, datemi le vostre opinioni, se avete mai provato un monitor Hitec, per piacere tenetevele per voi, se non l'avete mai provato o non avete idea di cosa possa voler dire avere un monitor con queste caratteristiche. E detto questo, se ne vediamo.